Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi ho deciso di filmare un video all'aperto, visto che era da un po' che non ne filmavo uno e questa mattina avevo un po' di tempo, quindi perfetto. Ho deciso di filmarlo con la carrozzina, quindi con la navicella sul telaio. Di solito invece utilizzo l'ovetto, perché mi avete richiesto la recensione del trio stocche e visto che la navicella non l'ho mai provata fuori casa, ho pensato che prima di fare la recensione sarebbe stato utile testarla davvero, altrimenti non ha molto senso. E quindi questo è il motivo per cui appunto oggi uscirò con la carrozzina. Questo non è un video recensione, magari vi darò qualche informazione a proposito del passeggino mentre cammino, insomma, mentre faccio questo video, però il video recensione sarà un altro. E quindi niente, qui c'è il piccolo Kurt, visto che oggi ho deciso di portare a spasso lui. Era da un po' che non facevo video all'aperto con Kurt, penso, quindi sì, ho pensato che fosse un'idea carina. E adesso vi faccio vedere che cosa ho messo nella borsa. Sono cose che servono a me, ovviamente non alla Reborn, ma comunque ve le faccio vedere brevemente. Allora, una bottiglia d'acqua, perché a quanto pare oggi fa abbastanza caldo, non lo so, spero che non si muoia dal caldo, ecco, però a quanto pare è abbastanza caldino, ecco. Poi il portafoglio, e non si sa mai, gli occhiali da sole, e poi qui c'è la zanzariera, perché ieri sera, mentre preparavo le cose per fare il video di questa mattina, mi sono ricordata che nella scatola della navicella c'era inclusa anche una zanzariera. Allora l'ho cercata, l'ho trovata, eccola qui, e ho pensato di utilizzarla in questo video, uno perché voglio provare a vedere com'è, visto che dovrò fare la recensione, e due perché comunque penso sia utile per proteggere un minimo la Reborn dal sole. Comunque il sole sul vinile non è il massimo, quindi meglio coprirla un pochino. E poi allontana, diciamo così, gli sguardi indiscreti, nel senso che essendo una zanzariera scura, il bambino, tra virgolette, all'interno della navicella non si vede bene e quindi penso sia perfetto se ad esempio si è nelle vicinanze della propria casa e non si vogliono incontrare vicini o cose strane con la Reborn, ecco, un ottimo modo per, tra virgolette, nasconderla. Quindi adesso metterò la zanzariera giusto per uscire di casa e per farvi vedere un pochino com'è e poi nel corso del video penso che la toglierò, così si vedrà meglio Kurt. E niente, io direi che possiamo iniziare subito mettendo la zanzariera e poi possiamo uscire. Eccoci qua, siamo fuori casa. Qui c'è appunto il passeggino con la zanzariera e il piccolo Kurt, che però non si vede molto bene. E visto che vi ho detto che vi faccio vedere come è vestito e tutto quanto, ho pensato di andare in un parchetto che c'è qua vicino, togliere la zanzariera e mostrarvi tutto più nel dettaglio. Quindi, appunto, adesso andremo al parchetto. Ecco. Ho tolto la zanzariera e la rimetterò solo se ci sarà troppo troppo sole, quindi sì, penso di fare il video senza, almeno si vede meglio Kurt. Allora, lui è qui, adesso vi mostro nei dettagli. Eccolo, allora è davvero adorabile. Indossa questo completino di H&M con la scimmietta e le banane. Vi faccio vedere, è fatto così, ha il cappellino con le orecchie, la scimmietta che c'è anche dietro al body. E poi ha questi pantaloncini con le banane, questi calzini. Ecco, ed è davvero troppo carino. E poi qui c'è il suo ciuccio, che è questo qui giallo per oggi, che si abbina benissimo al completino. Poi qui c'è la sua copertina, che ho messo sotto giusto per dare l'idea che insomma il tutto sia un pochino più confortevole. E poi sotto ci ho messo questo cuscino del riduttore per alzarlo un minimo, in modo che dal video faccia un effetto più carino. E poi qui c'è il suo giochino, che è questo. Ed è davvero un amore.
E niente, adesso andremo a fare una passeggiata e vi portiamo con noi. Cosa che mi piace tantissimo di questa navicella, e lo dirò anche nella recensione, è il fatto che qui sui bordi è tutta in tessuto, quindi non ci sono le classiche cerniere, non ci sono parti di plastica, è tutta in tessuto e mi piace un sacco l'effetto. E poi qui ci sono le maniglie, insomma, per trasportarla, però questa tasca le nasconde, che è una cosa fantastica. Ecco, mi piace davvero un sacco il design di questa navicella. Non si reclina e quindi, insomma, la posizione, l'unica posizione possibile è questa qui sdraiata, però devo dire che comunque è molto carina. Io per il video appunto sto utilizzando un cuscino per rialzare leggermente la testa di Kurt, però è, insomma, è molto naturale la posizione. Ecco Kurt con il ciuccio, troppo carino. Oggi sto facendo anche un po' di foto a Kurt, intanto che siamo all'aperto. Sfrutto questa occasione, visto che, a parte per i video, di solito non lo porto mai fuori, ma mi piace un sacco fare le foto all'aperto. Soprattutto quando la luce è così, visto che è mattina abbastanza presto, non c'è ancora quel sole forte, ma c'è una luce abbastanza carina, quindi vedrete sicuramente le foto su Instagram e su Facebook. E se non mi seguite ancora, mi chiamo RebormebiGiulia da entrambe le parti, quindi sì, potete seguirmi tranquillamente. E volevo ringraziarvi perché siamo già a 22.000 su Instagram e a 500 qualcosa su Facebook. Ed è fantastico, la pagina Facebook l'ho aperta non tantissimo tempo fa e già un sacco di persone hanno deciso di seguirla, quindi sono davvero molto contenta. E niente, insomma, ci tenevo a ringraziarvi. Invece per tutte le persone che mi chiedono che reazione hanno le persone di fronte alle bambole Reborn quando le porto in giro, di solito nessuno si accorge che sono bambole, anche perché comunque andando in giro così, anche se incrocio una persona, la incrocio abbastanza di sfuggita, quindi non è che si fermano a guardare il tra virgolette bambino, ecco. E in questo caso ovviamente passa per vero, anche perché comunque guardate Kurt, è abbastanza realistico in questa posizione, vestito in questo modo, in questo passeggino, insomma. A nessuno verrebbe in mente che potrebbe essere una bambola, a meno che ovviamente uno magari non si avvicini o non veda che è fermo, però queste sono cose che non succedono quasi mai, quindi sì. Ecco, adesso attraversiamo. Era da tantissimo, tra l'altro, che non facevo un video del genere. Ne avevo filmato uno quando ho aperto il canale in italiano con Anna Lu. Probabilmente chi mi segue da tanto se lo ricorda, o comunque qualcuno l'avrà visto. E boh, mi piace un sacco filmare questi video. Penso che siano davvero carini, non lo so. Fatemi sapere giù nei commenti se vi piacciono, che nel caso ne potrei filmare altri. Qui c'è un po' di sole, ecco qui. Ho tolto i calzini a Kurt perché fa così caldo che davano un effetto assolutamente non realistico, quindi sì, li ho tolti. E qua ci sono i suoi piedini, guardate che carini, eccoli, così è in versione un pochino più estiva. Ma voi non avete idea veramente del caldo che fa, cioè non so se sia oggi in particolare, ma mi sembra che faccia molto molto più caldo di ieri e anche dell'altro giorno, quindi ovviamente io ho la solita fortuna. Esco a filmare un video il giorno in cui ci sono
50 gradi. Ecco qui, e volevo anche aprire la parte della capote, quella lì in fondo, quella, per farvi vedere anche la zanzariera che è inclusa nella capote e che è molto molto carina, solo che se l'aprissi entrerebbe il sole e non sarebbe una cosa molto intelligente, quindi penso che ve la farò vedere nel video della recensione del passeggino. E tra l'altro fatemi sapere giù nei commenti se vi interessa quel video, perché in tantissimi mi avete detto su Instagram di sì, ma fatemelo sapere appunto giù nei commenti così mi regolo. E quindi niente, sono quasi le, vediamo che ore sono, 9:30, inizia a fare ancora più caldo, ci siamo fermati in un punto all'ombra perché si sta davvero malissimo al sole e adesso torneremo a casa, penso che per l'ultimo tratto rimetterò la zanzariera sul passeggino così da proteggere il vinile di Kurt dal sole. E poi almeno quando entro nella via dove abito lo proteggo tra virgolette da occhi indiscreti e soprattutto riesco ad entrare a casa senza che non mi fermino 18.000 persone a chiedermi quanti mesi ha. Ecco, e niente, io spero tanto che questo video vi sia piaciuto, se è così lasciate un bel pollice in su, condividetelo, iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che carico e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video. Ciao!